Hi people of YouTube, welcome back to the new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Tra l'altro ci ho appena fatto caso adesso. Sono in tinta oggi, porca di quella puttana. Ci siamo lasciati le scorse puntate con la polvocoltura, l'abbiamo completata finalmente. Abbiamo fatto le missioni per Eli appunto, per Kev, per Nina. E oggi c'è rimasto, vediamo... La frontiera è sbirro buono e sbirro cattivo. Allora, posiziono un'altra impresa. Allora, ne ho posizionata già una. Costa veramente tanto. 400.000 sono tanti soldi. Però quell'arma lì, l'arma dei Saints, che in realtà mi sa che è una skin, non lo so se sembra figa. E poi sembra che questa missione probabilmente ci porta al capitolo successivo del gioco. Quindi, sbrighiamoci. Get free the vines. Allora, la frontiera è un'altra missione per Nina. Abbiamo dei soldi da parte. 47, vabbè. Non sono abbastanza per fare un'altra impresa, però. Con un'ora ci mettiamo 216.000 dollari. Questo vuol dire che... Allora, io non ho capito la tempistica del gioco. Non ho capito se è un'ora nella vita reale o se è un'ora in generale. Boh, non lo so come funziona l'ora nel gioco. Quindi andiamo allora con Nina a fare la frontiera. È molto probabile che la frontiera non sia neanche l'ultima missione, quindi ce ne sarà forse un'altra con lei. Andiamo. E ovviamente... E non è scomparso. Shit, yeah. Lo so, io vi chiedo scusa, ma sta roba mi dà veramente un fastidio. It's my turn to get snacks, is it? After those Marmite flavored potato chips you brought last time, da. I don't think we're ever letting you get snacks again. Vabbè, allora. Sapete di cosa voglio? Voglio di kebab. Tra l'altro ho appena notato una roba. So che è una roba forse anche banale, però questa cosa mi ha sorpreso. L'oggetto che abbiamo messo qui fa ombra, o meglio l'altro, quello da questa parte, fa ombra con il sole fino al muro. È incredibile. So che può sembrare una stronzata, ma in realtà è una cosa neanche da poco. Andiamo a prendere da mangiare allora. Eccomi Ninuzza, è la prima volta che andiamo da sta parte. Cos'è? Yeah, no doubt. This fucker's hogging all the sloths. No, allora, ragazzi, vedete perché non... You mean what we're not. No! Bullets and 401ks are expensive. Ah, tra l'altro siamo ancora nel vecchio appartamento qua. Nina can boost some cars, I'll do hits, Kev can run a bake sale. I'm not sure that's gonna work. Look, man, I know I normally do savory, but I can bake the shit out of some macaron. Meerkat me. Look, if you want insured, salary kill bots, we need to bring in a lot more cash. All right, so what? We rob a bank? Un'altra volta? We rob a train. I don't know where this is going. Ma allora non è una missione per Nina, tra l'altro. Okay, you know how banks have federal requirements for how much cash they need to keep on hand? No. Well, they do. And since the economy in Santo Ileso has skyrocketed, they have to keep bringing in more money to meet the minimums. Ottimo. Let me guess. They move it in by train. Bello serpente. Ma dai. How do you know so much about this? Sergio talked about wanting to hit it every time it rolled into town. But you guys never made a play for it? We never had enough hardware. Oh my god, I'm so stupid. The forge. That's what they were gearing up for. Oh, so the impossible to rob train is going to be attacked by the Pentagon. Ah no, allora, allora era una missione cool. Di Nina, però. Look, I'm not saying it would be easy, but we have time to plan. Oh, and Kev, I'm taking your wallabies for the win. No, no. Fucking wallabies. Yes. Okay. So, it's a tough job. Let's get some extra muscle. A top-tier murder machine to help me out. You have someone in mind? I do. Someone I met during my stint. JR. It'll be a tough sell, but I bet we can persuade him. Cool. Let's give him a call. Can't do that. Oh, why? In prigione? He's being detained in a privately owned prison called the Frontier. Andiamo a liberare il tizio nel primo episodio. Don't you? Assuming he hasn't been extrajudicially murdered by now, yes? What can go wrong? I mean, I could die. But let's be positive. A Cyberpunk, visto come siamo vestiti. Allora, il mio momento un attimo di sconforto. Coming up on the frontier. Ve lo dico tra poco, shit, dai. That place is a fucking fortress. Eh beh, vedi tu. I'm gonna stay low to avoid detection. We're gonna have to find a way to do the same. You know, maybe actually be stealthy for once.
Allora, il mio momento di sconforto è dovuto al fatto che sono dei Hey, ragazzini ancora questi. That's why I dug out my old Marshall uniform. Duh. Blend in. I'm like a total stealth pro. Seriously? You used a hand grenade to open a bottle of beer. That was one time. Sono dei ragazzini che stanno giocando a un gioco che, per carità, gli sta uscendo bene fare i gangster. Ma sono ancora quello, sono ragazzini. Non sanno veramente come approcciarsi a nulla di tutto questo. E stanno giocando a un gioco pericoloso. Stanno giocando a un gioco pericoloso. Vedrai se non succederà qualcosa. E entriamo dalla cosa della ventilazione. E l'inizio del gioco ce l'ha già spoilerato, tra virgolette, che qualcosa succederà. E certo, è certo. Sfondando un coso quadrato entriamo da quello tondo, perché è entrato dentro, giustamente. Le animazioni, Cristo. Gli occhiali, però. If they do, I'll bluff my way through. Ci sono delle armi nascoste. Ho le mie armi, no? Non posso accedere neanche a quelle. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Immagino che dobbiamo fare la roba in maniera molto veloce e steltica, giusto? Ehi, compare! Ciao, mi devo prendere l'elmetto. Yeah, this is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Esatto, non facciamoci vedere in faccia. Attention guests! A reminder that all constitutional protections are suspended on frontier property. To Congressional Secret Act number 88. Non devono guardarmi in faccia. Devo salire da quella parte. Tra l'altro, non è sospetto che ci sia un tizio che comunque lavora con te e tutto il resto, che è senza casco, è già lì, ok. Ma poi che faccia dei giri strani per non farti vedere in faccia? Non è strano tutto ciò? Ok, I'm gonna make quick contact with the Nuali. And skip on down to the control room to disable the lock on his set. Make it fast. I don't know how long I can hold this position. Ma vattene, scusa, posizionati da qualche parte, scusa. Blocco cella C, ok. Wow, eccoci qua. Questo sì che sarà difficile non farsi sgamare. Allora, e il punto, lui dov'è? Nuali, dove cavolo dovrebbe essere? Allora... La strada probabilmente è. Adesso giriamo. Watch commander's looking for you. Poi tiriamo dritto di qua con calma. Quello è sangue e ketchup. Ok. L'importante è non fare contatto visivo. Have I seen you before? Sì. Sul campo di battaglia, probabilmente. Sono quello che ha arrestato Nuali. E che ora sta andando a liberarlo. Con molta attenzione per non farsi vedere in faccia. Ecco fatto. Pensavo molto peggio. Pensavo molto peggio. So stealth. You know what stealthy people don't do? Squawk about how stealthy they are. Ma tanto nessuno mi sente, quindi. VIP cells just down here. Ok. Hey, wow, buongiorno. I don't know you either. It's big company. Vabbè, effettivamente. Non ha tutti i torti. Questa è una giusta risposta. Wanna get out of here? You put me in here. Rear change. Got a job in mind for you. Sit tight. Ok. Ma a parte, scusami. Ha una stanza solo per lui? Davvero, una così enorme? Continuiamo a non farci vedere in faccia, però. Passing through to meet my CEO. Ma ci sarà anche Gwen, secondo voi? Secondo me. How are you getting into the control room? Fixing to walk in like I own the place and press the button. That seriously does not count as stealthing. It does if it works. Vabbè, ha ragione. Se funziona vuol dire che siamo andati. Il problema è che ci sarà qualcuno a controllare la stanza, no? Ovviamente. Ehi, buongiorno, ciao. Evening. What are you doing? Orders. Whose orders? I give it. Wait a minute. You're the one who got fired because of that museum fiasco. Fuck. No time.
Vieni qua. Minchia, che male. Warning, guard down. Ok. Allora. Double fuck. Gotta get out. Ah, ho sbloccato quest'arma qua. Come devo. Cosa devo fare? Eccoli. Sono. È un'arma melee. È un'arma melee, ma funziona come una pistola ed è fottutamente stupida come cosa. Ma è dentro. Se potessi uscire, sì. Arrivo, stronzi. Aspetta. Anzi, facciamoci un attimo piazza pulita. Dai, apri sta cella. Ulla, ma è bravissimo. Well, shit. È bravissimo sto tizio. Not, you'll never know why I risk breaking you out. Very well. Beh, ha senso. Allora, dobbiamo uccidere altri 28 Marshall. Va bene, è il posto migliore per farlo questo. I suck at stealth. I'm gonna do my thing. You mean shoot your way out. I mean shoot my way out. Puttane, ragazzi, sono buone ste pistole. Tra l'altro sono forse una delle pochissime armi che ho potenziato già al massimo. Ecco fatto. I'm so good I surprised myself. Aia, che male. Ecco fatto. Ecco qua, già che ci siamo, tiriamo giù anche i prigionieri che possono essere un filo fastidiosi. Madonna mia, st'arma è comunque rotta a dir poco. È veramente rotta. E putanega, che colpo da che distanza. Ma a parte che lui shotta con un colpo, è bravissimo Nuali. E se è adesso come immagino che sia, ovvero che lui si unirà a noi, cioè in teoria il gioco vorrebbe che si unisse a noi. Esatto. Sono tornato qui proprio per quello. Ecco qua, a posto. Vai via. Nuali, però levati dalle palle oppure smetti di andare a fuoco. Puttanega, che colpo. Dai. Vieni qua allora che... Non posso neanche ucciderlo perché i prigionieri non li conta. Ecco fatto. Ho finito le munizioni, quindi vi prendo a pugni con questa pistola. Ecco fatto. Ho bisogno di munizioni e basta in questo momento. Ok, perfetto. Nina, a quanto siamo? 11 su 30. Started a prison riot. The whole place is lit up like a Christmas tree. I can't get anywhere close. Okay, change plans. Down instead of up. Steal a car. Careless, but opportunistic. Interesting. Si sta interessando a noi. That one had to hurt. Aia, bastardo. I want to stay out of my business. Ecco fatto. Anche con questa. Allora, questo mitra non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire perché il modo per potenziarlo è sparare molti colpi. Il problema sono veramente tanti colpi. Prima di potenziarla al massimo ce ne vuole un bel po', eh. Ecco fatto. Ok, questo è troppo lontano. E tra l'altro è poco, è veramente per niente preciso questo fucile. Questo mitra è ottimo, spara veloce, ma a quantità di
di precisione veramente terribile. Ok, le munizioni, cioè siamo ricaricate un po', continuiamo con la pistola. Non c'è nessun altro, davvero? Ah, ecco. Ui, calmi. Dove sono? Scusami, dove sono? Oh. Perché non li vedo? Ah, eccolo. Madonna mia, che curva che si è fatto. Ottimo, dammi le munizioni. Ma sì, picchiatevi anche fra di voi, bravi. Allora, io vado anche dall'altra parte perché voglio menare tutti quanti. Oh, calmo, di qua, di qua, di qua, di qua. Ecco fatto. Qualcun altro? No, perfetto. Allora scendiamo. Tra l'altro, sta prigione mi ricorda molto la prigione del primo Dead Island. Molto simile. Ok, non c'è nessuno qui, allora si scende di sotto. No, ma l'intelligenza, l'intelligenza artificiale è ottima. Puttane, che ho forse esagerato. Ho un filo esagerato con questo. Later, Gator. Ultimo colpo, perfetto. Che è successo? Ho una sola munizione. Ottimo. Minchia, ma quanta roba devo prendere per fare quell'obiettivo là, con l'aspirabottino? Abbiamo munizioni, perfetto. Ottimo. Vai, 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 vai. Siamo usciti? Ottimo, nel nero pece siamo usciti. Dobbiamo trovare una macchina? Sicuro. The main gates are still open. Just get yourself a car and drive through. A quanto siamo? A 20 su 30, dai, ci siamo. Bravo lui. Non lo si fa mai, però quando succedono queste cose... Close the gates, close the gates! Hurry, they're shutting you in! Ma va? So much for going out the front. Shit! Nina, you got eyes on an escape route? Can't see anything. They're chasing me out of the airspace. Ah, so you only planned half a rescue. Sì, con quale accelerazione, non ce l'abbiamo mai avuta tutta quell'accelerazione. To the left. Oh, which no! Is taking us back. Meno male, vabbè, guarda. No, we can drive across the roof. My plan exactly. Va bene così, guarda. Sfondiamo. Lo sapevo. Che cazzo di scena che ha tirato su. Yeehaw, that was fun. Vai, dai, scappa ora. You hungry? Hai fame? No, adesso lo portano a mangiare con Kevin. No, ti prego. Guardalo. No. Thanks for stopping. Figured you could use a good meal. Okay. Good's a little generous. All right, it's a lot generous. But I'm willing to bet it's better than what they serve you in the frontier. I appreciate it. And my freedom. Even if you're the one who put me there. Facevo solo quello che mi veniva ordinato. This is gonna be a problem. I know what it feels like to be judged for following orders. Sounds like a hell of a story. It is. You wanna tell me? We're not friends. Dai, lo diventiamo. I should go. You need a ride? No, no. It will be nice to walk. Beh, vedi uno in giro col piede di coltelli, nessuno dice nulla. Call me when you're ready to talk about the job. È perspicace l'amico. E che bello l'anello sulla mano. C'è una cosa che però del vestiti non mi sta piacendo per nulla.
e non riesco ad andare oltre, scusami. Se c'hai la collana non puoi avere la giacca, se c'hai l'anello non puoi avere l'orologio. Questa cosa nei precedenti Fallout era una minchiata. Dal primo Fallout potevi avere più roba. Nel primo Fallout personalizzavi anche la cintura e la fibbia della cintura, e qua non riesci a tenere tre cazzo di oggetti insieme contemporaneamente? Davvero? Che secondo me è una minchiata. Basterebbe veramente una patch. Perché è tutto rosso? Com'è che stavo crepando? E sta squillando il telefono. Dai, rispondi. Hey, I hope this thing with the Nawali works out, cause we really kicked the hornet's nest on this one. How do you mean? I mean, Marshall is out in force. They've set up checkpoints and roadblocks all over the west side. Chi l'avrebbe mai detto? Looking for you and the Nawali. I can stay ahead of Marshall. Are you sure? Cause from what I hear, they have orders to shoot you on sight. E io sparerò loro a vista. Dicevo, era una minchiata. Basterebbe una patch che dice: if you have 1, 2 e 3, puoi averli contemporaneamente. L'ho abbreviato il codice, ma veramente, per intenderci, non è una cosa difficile, perché il gioco è codificato apposta per averli tutti quanti gli oggetti, ma non te li fa tenere se hai delle cose sopra. Capisco l'orologio, se hai una giacca e ha senso che non lo vedi, ma scusami, se io ho la maglietta perché non posso tenere anello e orologio insieme? Non ti dico neanche nella stessa mano, puoi fare, se c'è l'anello sulla destra non puoi avere puoi mettere l'orologio sulla sinistra e basta, o viceversa. Non devi per forza o uno o l'altro, a meno che non me li incorpori solo in un'unica categoria, negli accessori, ma allora lì non ha senso che metti la categoria accessori anelli e la categoria accessori polso. Capite quello che intendo? Comunque, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.